Polkadot è una blockchain estremamente innovativa che punta a superare quelli che sono i due principali limiti delle piattaforme attualmente esistenti. Si parla della scalabilità, o meglio dell'assenza di scalabilità, e della iperspecializzazione. In che modo Polkadot punta a superare questi due limiti? Per quanto riguarda la scalabilità, ovvero l'impossibilità di processare troppe transazioni nell'unità di tempo, senza ovviamente peccare in decentralizzazione, Polkadot utilizza la tecnica dello sharding, ovvero divide la blockchain in tanti frammenti che vengono coordinati da una blockchain centrale che ha il compito proprio di mettere insieme tutti i pezzi e di conseguenza va a smistare il compito, la gravosità del compito, in diverse parti, snellendolo. Di conseguenza aumenta in maniera esponenziale il numero di operazioni che può compiere nell'unità di tempo. Per quanto riguarda l'iperspecializzazione, Polkadot permette l'interoperabilità tra diverse chain, in modo che tante blockchain, tante piattaforme, ognuna deputata a fare molto bene quello che sa fare, possono comunicare tra loro interagendo e creando un ecosistema estremamente vasto. Capirete anche voi quindi che Polkadot è un progetto molto interessante che vale la pena seguire, perché il futuro, visto anche la direzione che stiamo prendendo con la nascita di tante piattaforme DeFi, sulle quali questi due limiti sono estremamente pesanti e opprimenti, proprio perché immaginatevi Ethereum, è brutto fare tutto circoscritto soltanto Ethereum. Già Bitcoin è al di fuori e quindi occorre tokenizzarlo su Ethereum stessa. Quindi capite che serve scalabilità e serve interoperabilità, che sono due caratteristiche assolutamente vincenti di Polkadot. In questo video vi mostrerò come funziona, quindi come ottiene questi due grossissimi risultati. Vi do qualche nozione tecnica, ma senza andare troppo nel dettaglio, perché vorrei giusto farvi appunto capire la funzionalità di questa blockchain, cosa la rende unica e particolare, e poi se vorrete approfondire appunto i tecnicismi vi lascio un po' di riferimenti. E in secondo luogo andiamo a vedere il suo token, a che cosa serve, perché c'è anche un token DOT nativo di questa blockchain che ovviamente è assolutamente fondamentale per il suo corretto funzionamento. Prima di iniziare però vi ricordo che se apprezzate sempre i miei video e i miei contenuti, cortesemente lasciatemi un like anche a questo video, mi gasate ai massimi e a voi non costa nulla. E infine iscrivetevi al canale e agli altri miei canali social e anche attivate la campanellina. Tutti i link agli altri miei canali social li trovate in descrizione. In che modo Polkadot riesce ad ottenere questi due risultati? Il merito è della sua struttura e architettura modulare, che significa che è composta da diverse componenti che si ripetono e che soprattutto lavorano sinergicamente tra loro. Ognuno di essi è deputato a compiti specifici e sinergicamente agli altri ottengono poi l'obiettivo comune di portare avanti le attività di questa piattaforma. Il modulo più importante di tutti è la cosiddetta Relay Chain, che è il modulo centrale, il cuore dell'ecosistema Polkadot. La Relay Chain è quella sulla quale gira il token DOT, che è il token nativo di questa piattaforma. A che cosa serve? Beh, innanzitutto per la governance. Gli holder del token DOT sono incentivati a votare, a proporre per nuove modifiche, quindi a far evolvere tutto l'ecosistema in una direzione che viene decisa poi di volta in volta, in base alle necessità che si pongono, che ci si trova davanti nel tempo. Queste non ce le si può neanche immaginare al momento, perché le cose cambiano talmente in fretta che non è difficile pensare che con una frequenza molto alta ci saranno modifiche, ed è quello che accade anche sulle blockchain con un sistema di governance simile a questo. Potete vedere molte del settore DeFi che si comportano esattamente così. Questo è estremamente comodo e ottimizzato in termini di risorse e di fatica, diciamo così, nell'implementare una modifica, proprio perché rende obsoleti i fork, ovvero le suddivisioni di una blockchain in due nuove blockchain che dividono la community, dividono i miner, fanno veramente tanto tanto danno, a mio parere, a quello che è un ecosistema, che invece funziona meglio con un sistema democratico di questo tipo. Il secondo compito
della relay chain è garantire la sicurezza. Questo grazie ad un algoritmo di consenso proprietario che si chiama Grandpa, di cui vi accennerò qualcosa, insomma, sul suo funzionamento e sugli incentivi che dà agli holder del token. È una sorta di proof of stake, diciamo, e però ovviamente i dettagli tecnici li trascuriamo, ve li lascio se volete approfondire magari in descrizione con i link a tutta la documentazione necessaria. Infine, l'ultimo compito, ma non assolutamente meno importante, della relay chain è quello di coordinare le attività che permettono l'interoperabilità tra le diverse chain, che significa coordinare sia le blockchain native di Polkadot, perché si può costruire in maniera estremamente semplice una blockchain su Polkadot e si chiama Parachain, ne parleremo veramente tra poco, ma anche con blockchain esterne come ad esempio Ethereum. Quindi l'interoperabilità di Polkadot non è limitata alle blockchain costruite su Polkadot, ma è anche estesa a quelle esterne. Questo è assolutamente fondamentale. Le parachain sono la componente specifica dell'ecosistema Polkadot, sono delle vere e proprie blockchain sviluppate direttamente su Polkadot. Ognuna di esse ha il suo token, quindi appunto è una blockchain a sé a tutti gli effetti ed è deputata a fare qualcosa di specifico, di particolare. Ovviamente il token sarà legato esattamente a questa attività. Ognuno poi può dar sfogo alla propria immaginazione creando la sua parachain in maniera estremamente semplice grazie al framework Substrate, che ha reso pubblico, è divulgato dal team di Polkadot, e a detta loro in pochi minuti con questo framework si può sviluppare la propria parachain. Essa si integrerà poi alle altre e alle blockchain esterne grazie alla relay chain, come abbiamo detto poco fa. Per creare nuove parachain occorre fare l'operazione che si chiama bonding, ovvero vincolare alcuni token DOT, i token nativi di Polkadot, al fine di evitare lo spamming di parachain inutili. Insomma, una volta che una parachain non serve più o si decide di retrarla, di portarla via, si svincolano i token DOT. In questo modo diventa in un certo qual modo costoso avere una parachain. Infine ci sono i bridges, ovvero dei veri e propri ponti, sono delle entità che appunto hanno il compito di far comunicare il mondo Polkadot con le blockchain esterne come Ethereum, Bitcoin, eccetera, eccetera, eccetera. Anch'esse sono delle vere e proprie blockchain e hanno un token proprio. Ci sono già tantissimi progetti in via di sviluppo e addirittura ormai pronti a essere messi in produzione nell'ecosistema Polkadot. Si tratta di parachain oppure bridges. Vi faccio alcuni esempi giusto per curiosità se li volete poi andare ad approfondire. Abbiamo Edgeware, che è una blockchain deputata allo sviluppo di smart contract su Polkadot che siano anche compatibili con linguaggi di programmazione esterni a Polkadot. Poi abbiamo ChainX, che è un protocollo di gestione multi-asset, quindi si occupa principalmente di interoperabilità e di implementazione appunto di diverse coin da diverse chain in un unico wallet, chiamiamolo, in un unico mondo che è interno a Polkadot. Abbiamo SpeculoS, che si occupa di creare un protocollo attraverso il quale creare un'identità su Polkadot, quindi una sorta di credenziali attraverso le quali poi si può accedere e utilizzare vari servizi. Ed infine, parlando di un bridge che me l'avete fatto conoscere voi, me l'avete nominato in molte ultime live, abbiamo Darwinia Network, che si occupa di interoperabilità con Ethereum, quindi cerca di rendere compatibile il mondo Ethereum con il mondo Polkadot ai fini di farli collaborare tra loro. Ottimo ovviamente per il mondo della DeFi. Diamo ora uno sguardo al consenso su Polkadot. Come funziona? Come si fa a mantenere sicuro questo ecosistema? Ci sono quattro ruoli che sinergicamente partecipano a questo scopo. Abbiamo innanzitutto i nominators, che sono quei nodi deputati a eleggere, a nominare per l'appunto, i validatori. In che modo gli si dà potere di nomina? Facendo staking dei token DOT, quindi questa è una delle componenti chiave. Poi abbiamo ovviamente i validator stessi, il cui scopo sarà andare a validare le transazioni e i blocchi della blockchain. Chiaramente anche i validatori dovranno essere token holder di DOT e dovranno fare in qualche modo quindi
staking, chiaramente in misura maggiore dei nominators. Poi abbiamo i collators, che sono coloro che devono recuperare tutte le transazioni dai vari shard. Ve l'ho detto all'inizio che Polkadot si basa molto sullo sharding, quindi la frammentazione delle blockchain in tanti pezzi per ottimizzarne la velocità. Ecco, questo ovviamente moltiplica il numero di transazioni e rende necessaria la presenza dei collators. I collators recuperano dai vari shard le transazioni, le elaborano, immaginatevi questo, producono prove, si chiamano proofs, e queste vengono passate ai validators per la validazione stessa. Infine abbiamo i fishermen, che sono coloro che sono deputati a fare un po' il ruolo più antipatico, ovvero andare a vedere chi si comporta male, se ci sono dei nodi che si comportano male, e andare a fare reporting ovviamente ai validators affinché questi nodi che si comportano male vengano puniti. Ovviamente le punizioni sono di diverso grado e arrivano fino allo slashing, ovvero la perdita dei token DOT che vengono stakeati, che vengono vincolati nel nodo affinché esso possa compiere il suo dovere. Questo ruolo può essere assunto sia dai full node delle parachain sia dai collators. Chi c'è dietro a Polkadot? Qual è il team che lo ha sviluppato e lo sta sviluppando? Principalmente abbiamo la cosiddetta Web3 Foundation, che è un consorzio svizzero il cui scopo è appunto sviluppare, costruire delle applicazioni di web decentralizzato, il Web3 viene chiamato per l'appunto. Il presidente della Web3 Foundation è Gavin Wood, che è una persona molto importante nello sviluppo di Ethereum. Pensate che semplicemente ha inventato Solidity, giusto così per dirne una. Ha inventato anche il Proof of Authority e ha inventato anche Substrate, che è quel framework di cui parlavamo prima. È coautore inoltre, insieme ad Andreas Antonopoulos, di Mastering Ethereum, libro che vi consiglio spassionatamente proprio. La Web3 Foundation è immensamente stimata da chi lavora, dagli addetti ai lavori del settore informatico e sviluppo, ovviamente inerenti la blockchain. Quindi se c'è una cosa sicura è che dalla loro parte c'è la forza lavoro nerd al top del settore, per l'appunto. Per terminare, un po' di numeri sulla tokenomics di Polkadot. I token DOT in circolazione saranno 10 milioni e il loro prezzo attuale è di circa $240. Sono presenti su alcuni exchange, però attenzione, non sono ancora trasferibili, perché prima di sbloccare la funzione di trasferimento la Web3 Foundation ha deciso di fare alcuni test, insomma di arrivare a un livello di perfezione assoluta della mainnet. Quindi i token che sono adesso sugli exchange, considerate che non si possono trasferire, sono interni, è un mercato ancora interno, molto piccolo, e quindi potrebbe anche essere più speculativo e meno specchio poi del reale prezzo di mercato di Polkadot. Un'altra curiosità che vi dico è che è stata da poco terminata, cioè mossa e terminata, la prima proposta e votazione per la governance appunto dell'ecosistema Polkadot, che è quella di splittare in 100 i token stessi, quindi un token attuale, dopo che verrà messa in pratica questa upgrade, che mi pare sia a fine agosto, diventeranno 100 token, quindi si centuplicherà la supply e ovviamente si dividerà per 100 il valore di ogni singolo token. Niente, questa è un po' una panoramica su Polkadot. Se siete interessati a dati più tecnici vi lascio il link al white paper e un po' di documentazione in descrizione, e se siete arrivati fin qua intanto lasciatemi un commento sul video che mi gasate, magari dicendomi se secondo voi questo può essere davvero il futuro, perché molti parlano, speculano già di Polkadot come la soluzione un po' a tutti i mali. Ecco, forse è un po' eccessivo, però sicuramente anch'io ci vedo del potenziale. Voi cosa ne pensate? Come vedete il futuro di questa fantastica blockchain? Ditemelo nei commenti, così ne discutiamo. Vi faccio un carissimo saluto e alla prossima!